Ma come girerà il tempo nei prossimi giorni? Lo abbiamo chiesto a chi, purtroppo, ci aveva già azzeccato. 545 mm di pioggia in poco più di due giorni in Cima Grappa. L'eccezionalità degli eventi atmosferici di inizio settimana nei dati raccolti da nordestmeteo.it, il sito degli appassionati di meteorologia che già dal 28 ottobre avevano previsto un'alluvione potenzialmente disastrosa. L'accumulo che abbiamo realizzato si può considerare quasi come tutta la somma che abbiamo avuto dall'inizio dell'anno nelle pianure della provincia di Rovigo. Noi l'avevamo previsto già da giovedì e nel nostro forum di discussione Nord-Est Meteo, e per cui volevamo anche lanciare un'allerta. Dopo la tregua, nuova pioggia in arrivo, non tanta da creare problemi al Brenta, ma da provocare altri dissesti in collina, sì. Abbiamo un peggioramento della mattinata di domenica e le correnti questa volta saranno da Libeccio, quindi da sud-ovest, e fino alla mattinata di lunedì non avremo precipitazioni abbondanti, ma circa una cinquantina di millimetri sulle nostre prealpi. Invece il peggioramento più importante sarà da martedì. Le precipitazioni potranno essere abbondanti e localmente anche forti, però essendo che i modelli sono ancora molto discordi dal vedere i minimi di bassa pressione, non sappiamo precisamente quanto sarà l'accumulo.